Shakira torna single, secondo il gossip, sarebbe finita con Piqué. Shakira e Piqué si sono conosciuti, e innamorati, nel 2011. Da quell'amore, il 22 gennaio 2013, è nato Milan, due anni più tardi, il 29 gennaio 2015, è stata la volta di un altro maschietto, Sasha. A completare così una famiglia che, agli occhi di tutti, è, o sarebbe forse meglio dire era, una delle più belle del panorama calcistico e musicale mondiale. Oggi, però, secondo la stampa spagnola, quella stessa famiglia starebbe per sgretolarsi e le prove in una canzone. Manca solo l'ufficialità, i media spagnoli ne sono certi, tra Shakira e Piqué l'amore è ormai un lontano ricordo. La pop star classe 1977 e il suo compagno, il difensore del Barcellona Gerard Piqué, di 10 anni più giovane, si sarebbero lasciati. O starebbero vivendo comunque un periodo di forte crisi. E, questa, una notizia che arriva come un filmine a ciel sereno per i fan della coppia. Che, su quell'amore così bello, ci avrebbero scommesso. Sembravo destinata a non rompersi mai, la coppia Shakira-Piqué. Coi suoi splendidi figli, con la cantante sempre tra gli spalti a sostenere il fidanzato. Eppure, secondo il gossip, sarebbe stata proprio Shakira a mandare all'aria quel rapporto, e l'avrebbe fatto nel peggiore dei modi, con un tradimento. Le prove, secondo i ben informati, o forse le male lingue, sarebbero da ricercare nella canzone della pop star, dal titolo Me enamoré mi sono innamorata, uscita lo scorso aprile. La vita ha iniziato a cambiarmi quella notte che ti ho incontrato, avevo poco da perdere e le cose sono andate proprio così, canta Shakira. Lui è quello che cercavo, il medico me lo ha consigliato, pensavo di sognare, di che cosa mi lamento ora? Non so cosa pensavo oggi, andrò in paradiso a piedi. E poi, la frase al centro del sospetto, mi sono innamorata, ho visto lui da solo e ho rischiato. Ma perché, secondo la stampa, queste parole non si riferirebbero al compagno? Con te io avrò 10 figli, iniziamo con una coppia, te lo sto solo dicendo nel caso volessi fare pratica. Dobbiamo conoscerci una l'altro, è quello che sto proponendo, siamo eccitati, tutto funziona per noi, stiamo passando un grande momento. Parole ambigue, soprattutto in riferimento a quella coppia, che potrebbe essere una coppia di figli, quelli che le ha dato Piqué. Ma che, più probabilmente, è inteso come coppia di neofidanzati. Parla di dover far pratica, la pop star. Di un amore tra due persone che si devono conoscere. E lei, con Gerard, dopo 7 anni è un po' improbabile che ancora si debba conoscere, e due indizi, una prova. Eppure, solo lo scorso maggio, alla televisione italiana Gerard Piqué confessava di voler sposare la compagna, al suo fianco da così tanti anni. Cos'è successo, ora? O, meglio, è davvero successo qualcosa? Perché quella canzone, in fondo, potrebbe non avere nulla di autobiografico. Ed essere, appunto, solamente una canzone e a prova di un rapporto ormai finito, però, secondo il gossip ci sarebbero altri fatti, è dal 30 giugno, giorno del matrimonio di Messi, che la coppia non posta più foto che la ritraggono unita. Infine, l'esultanza dopo il gol del 4-0 contro l'Espanyol, Piqué, che di solito esulta con due dita, simbolo dei suoi due figli, ma anche della data di nascita sua e di Shakira, ha fatto un grosso dito medio a favore di telecamera. E c'è chi ci ha visto un messaggio neanche troppo indiretto rivolto proprio all'ex compagna e